Abbiamo anche Gloria Spadaro della Recidiva Messina. Ciao Gloria. Buonasera. Allora, intanto noi vogliamo fare i complimenti come telecronisti della partita, perché comunque, malgrado la sconfitta, hai tenuto molto bene il campo oggi. Sì, assolutamente, devo dire che anche a me ha fatto molto piacere, diciamo, vedere questa risposta da parte delle mie compagne. Comunque sapevamo di trovare una squadra con degli elementi di un livello un po' più alto anche proprio fisicamente, però devo dire che non è andata male, ci siamo comportate abbastanza bene, abbiamo fatto qualche errore di troppo, però diciamo che è la prima partita, sicuramente speriamo di fare meglio già dalla prossima. Poi vabbè, loro sono una squadra molto fisica, ci aspettavamo forse qualche fischio in più a favore, però diciamo va bene così, siamo una squadra giovane, a parte qualche elemento, poi sono tutte comunque dal 2002, 2003, 2005, quindi comunque devo dire non è andata male. Assolutamente, anzi secondo me è una bella, un bello spot per la Pallacanestro, riuscire a mettere tante ragazze in campo, giovani, e poter far vedere, ok, la Serie B serve a questo, a far giocare anche le ragazze più giovani. Esatto, bravissimo, anche il campionato dell'anno scorso è servito anche a questo, diciamo, seppur breve perché inizia da marzo e finirà a giugno, però ci è servito per dare spazio anche alle ragazze più giovani e farli assaporare anche il gusto della partita. Poi dico complimenti alle avversarie e in bocca al lupo per il prossimo, diciamo, match. Ok, ultimissima cosa, il vostro obiettivo per questa stagione quale potrebbe essere idealmente? Ma noi ci giochiamo una partita dopo l'altra, speriamo di vincerle tutte, poi dico ovviamente siamo giovani, quindi fare esperienza, e noi che siamo, diciamo, le più anziane tra virgolette, speriamo di trasmettere qualcosa alle ragazze in modo tale da far appassionare, diciamo, anche loro a questo sport bellissimo. Grazie mille Gloria. Grazie. E alla prossima.